Benvenuti, benvenuti alla nostra puntata del giovedì di Mimose Time, la rubrica, e sono in linea con Alicia, Alicia Razzo, una collega, una giornalista che sta in Italia, però lei arriva da un paese lontano e proprio ultimamente, infatti adesso ci racconterà, ho partecipato con grande piacere e onore a un grandissimo evento che ha organizzato a Milano, adesso ci racconterà, e quindi ho in collegamento Alicia. Alicia, ci sei? Certo, carissima Ciao. Katie. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Sì, vengo da un paese lontano, dall'Ecuador, Dall'Ecuador. precisamente dall'Ecuador. Quanto tempo è che sei in Italia? Beh, per essere precisi, dal 2001. Dal 2001, quindi insomma sono un bel 15 anni, no? Sì, Quindi che sei 15 qui. anni. Allora, io volevo appunto chiederti, visto che sono reduce da questa bellissima iniziativa che hai organizzato, adesso ci racconterai a Milano, nel Palazzo della Regione Lombardia, quindi a Pirellone, ti volevo chiedere appunto del Congresso Mondiale delle Donne Latinoamericane che hai organizzato. Racconta un po' da dove ti è arrivata questa, anche perché tu sei una giornalista, quindi come mai hai voluto anche organizzare questo evento e dare poi un premio all'interno di questo evento, del quale poi appunto mi sono anche pregiata di avere la consegna da parte tua, quindi è stato veramente bellissimo. E racconta un po' da dove arriva questa iniziativa. Certamente, cara Katie. Beh, l'iniziativa è partita precisamente dagli Stati Generali delle Donne, che siamo già da un bel po' di anni, nel senso che dentro degli Stati Generali delle Donne è partita questa iniziativa per poter, diciamo, includere le donne al di là della nazionalità loro in questi importanti progetti, in questa importante iniziativa. Infatti dal 2013, 5 dicembre 2013, dalla sede del Parlamento europeo è partita proprio il primo incontro degli Stati Generali delle Donne dalla sede di Roma, e da lì che ci ha visto, diciamo, non tanto protagoniste se non ma incluse dentro di queste grandi rete, movimenti e incontri di donne italiane, dove per forza, e per forza che siamo già dentro noi, anche come parte della comunità stessa, Certo. è stato importante perché dopo siamo stati nel Palazzo Lombardia, siamo stati l'anno scorso, 26, 27, 28 settembre, invece nella Conferenza Mondiale delle Donne Pechino, 20 anni dopo, dove anche lì il 28 settembre è stata invece la volta di America Latina, che ha presentato 7 paesi latinoamericani, cioè ognuno con la sua rispettiva relatrice. È stato anche lì un bel momento, insomma, abbiamo avuto un paio d'ore, 2 ore e mezza di stare in scena e di fare conoscere più che altro, no, il protagonismo dei squallido, come li chiamo io, delle donne latinoamericane, se no il vero potenziale che hanno le donne latinoamericane. Certo. Dopodiché si aveva parlato con Lisa Magni, che è la coordinatrice generale degli Stati Generali delle Donne, di fare un qualcosa per America Latina, con America Latina, e beh, è venuto fuori questa idea del Congresso Mondiale delle Donne, che pian piano ho cominciato a iniziare come un'idea a metà gennaio. Poi a fine, i primi giorni di febbraio ho cominciato un pochettino già a prendere forma questa iniziativa, e dopodiché abbiamo voluto anche includere 2 premi, premi donne che ce l'hanno fatta, che sei stata tu molto giustissimamente premiata, perché io penso che le donne determinate, le donne che hanno fatto un percorso di vita e che continuano a fare tantissimo anche per le donne, perché non ci dimentichiamo dello spazio che tu dedichi proprio che ti alla difesa dei diritti delle donne e contro la violenza. Certo, E allora certo. è nato anche questo premio, che proprio, diciamo, la padrona, se cabe il termine, di dire è Isa Maggi. E Sì. allora lei ha detto: approfittiamo e facciamo anche l'edizione Donne che ce l'hanno fatta Poi in devo dire questo veramente Congresso Mondiale. che la scelta appunto delle donne che sono state premiate è veramente eccezionale, cioè, infatti per me effettivamente è stato veramente un bellissimo momento. Poi ho visto, ho notato anche l'emozione da parte di tutte le altre donne nel ricevere questo encomio, perché in ogni caso vuol dire che in effetti quando siamo solidali, insomma, le donne sono ancora più belle, no? Perché noi siamo abituati appunto ad avere
purtroppo la rivalità negativa, no? Nelle donne c'è questa competizione assurda, no? Che certe volte nell'ambito del lavoro, nell'ambito della vita privata si instaura tra le donne. Invece in questo caso veramente è stato un momento molto alto di rappresentanza Sì, femminile e sì, sì. di donne che ce l'hanno fatta anche in questo senso. Quindi per questo dico che sono state 2 giornate bellissime, perché le donne in questo caso hanno detto che finalmente, cioè, meritano, no? Di essere approvate. Anzi, e quindi il merito e il valore in queste iniziative ben venga che ci sia, insomma, è stato veramente un momento emozionante. E adesso quindi voi pensate tu pensi di portare avanti questo discorso, quindi non finisce qua soltanto con questa No, no, iniziativa. no, no, non finisce qua anche perché stiamo già lavorando per il dopo congresso, come si suol dire, si sta già Certo. lavorando per il dopo congresso, infatti tra pochi giorni mi radunerò con tutte le relatrici, i relatori, le premiate piuttosto che le persone che comunque sono stati dentro, le donne ovviamente, perché in primis si consegnerà l'attestato di relatrici e dei relatori, e allora anche lì ci vedremo un bel gruppo perché erano più o meno 50 tra Certo, relatori e relatrici, per un cui bel gruppo. sarà l'occasione be bella anche per rivederci, non già nella sala grande, diciamo, bensì un po' più privatamente, più Certo. intimamente, dove sarà l'occasione anche da approfondire ancora di più questo piccolo legame, diciamo, che si è creato in queste 2 giornate del 31 del marzo e 1 aprile. Dopodiché andremo già avanti a lavorare e a maturare un po' l'idea, nel senso del prossimo passo che sarebbe fare il prossimo congresso, esistendo alcune richieste già fatte, diciamo, dalla parlamentaria del Mercosur che vorrebbe il congresso proprio dentro della sede del Mercosur, che sarebbe importantissimo, Ah, però. e sì, che è stata anche la richiesta della signora Gillian Di Farro, che è la portavoce, nonché deputata della Commissione della Donna e la Famiglia del Congresso Nazionale dell'Honduras, e portavoce della Presidenza della Repubblica dell'Honduras, che vogliono il congresso in Honduras, anche della Insomma, noi grandissima siamo per le frontiere assolutamente aperte, no? Qui ci si mancherebbe, ci parla mancherebbe. di chiusure, si parla di muri, si parla di guerre, purtroppo. Invece in questo caso proprio vengono fuori tutti i propositi positivi che noi poi cerchiamo nel nostro piccolo di fare. Infatti, tu poi Ci da mancherebbe. quanto tempo è che fai la tua professione di giornalista? Beh, io la professione di giornalista l'ho iniziato esattamente che ancora non andavo neanche all'università per studiare giornalismo. E ho Certo. iniziato precisamente nell'anno 1989. E era una bimba ancora quando mi sono azzardata ad andare a parlare in radio e mia mamma non ci credeva, però infatti ce l'ho fatta anch'io quella volta, ho detto: guarda che ti dimostro che sono capace, sono andata. Dopodiché ovviamente ho finito il liceo e poi è venuta l'università, ma io quando sono entrata all'università a studiare comunicazioni sociali, indirizzo giornalismo, ero già da anni dentro come speaker radiofonica, insomma, Guarda, allora in no. questo senso abbiamo un percorso abbastanza simile, quindi mi Sì, fa anche molto molto bello per te. piacere. E poi tra l'altro io credo insomma, di aver sentito, a parte delle parole bellissime durante il congresso, quindi questo grosso impegno anche dal punto di vista della comunicazione, perché poi si è parlato anche molto di giornalismo, si è parlato appunto di comunicazione e informazione, e questo è poi un discorso da portare avanti, che poi a noi, insomma, a me e a te in particolare, in questo caso ci preme tantissimo, perché il linguaggio sulle donne deve cambiare, perché siamo ancora ad un livello bassissimo, no? Di rappresentanza femminile. Quindi tutto quello che si fa è assolutamente molto positivo. E volevo chiedere un po' di te, visto che ti sto, insomma, portando così alla conoscenza, diciamo, degli ascoltatori di questa rubrica che poi gira per il mondo, perché finisce anche negli Stati Uniti, perché poi sarà collegata con la VBA Channel. Quindi diciamo che in ogni Bellissimo. caso, insomma, siamo internazionali, no? Siamo Ecco, internazionali. sempre ad essere Assolutamente. internazionali, sempre. E ti volevo chiedere appunto la tua vita, insomma, a Milano che cosa fai, con chi stai collaborando, quindi oltre a organizzare questi eventi, che naturalmente non sono solo questo, anzi questo diciamo che è una cosa in più, no? Che fai. Poi Certo. per il resto la tua attività su che cosa si concentra?
Beh, io a parte di queste iniziative che le porto avanti sempre fino alla Sì. fine, cercando sempre di fare il meglio possibile, che vengano, siano eventi che meritano le donne, al di là dei latinoamericani e italiane, ma meritano le donne di stare in scena sempre, ma a vederle come, proprio come le dee grandiose, quello che sono per me le donne. E niente, corrispondente di alcune testate di America Latina, tra quelle la CNN, che collaborò con loro, anche con la stampa della Repubblica Dominicana, il Perù, del mio paese, e tanto delle rubriche anche del programma TV, per cui ti dico, oltre a quello, sono un po' abbastanza continuativa, diciamo, la TV. Certo. Ovviamente non è come stare nel mio paese, che avevo proprio la conduzione, la direzione del TG e del giornale radio, così come del TG della sera, diciamo, del TV Sì. della locale. Però, insomma, se si tratta di stare, di non abbandonare la propria professione, se no, anzi, di approfittare di quella per poter andare avanti anche a portare queste iniziative, non come promozionare, non nel senso di promozione, perché penso che l'attività sociale non serva a promozione, bensì responsabilità e consapevolezza, soprattutto dalla stampa. E allora bisogna essere cosciente e coerente di fare la comunicazione, di fare della comunicazione, del giornalismo, un strumento per servire agli altri, per venire in soccorso di donne, dei bambini, di coloro che non hanno voce, Eh sì, di perché dovrebbe coloro. essere così, no? Cioè, insomma, il È nostro quello che compito si è, dovrebbe sì, fare. Sì, è molto è di quello. responsabilità, anche come dicevo durante l'intervento. E tra l'altro poi avete anche fatto venire, insomma, in Italia non soltanto donne dall'America Latina, ma ho visto anche dalla Spagna, no? C'era anche il rappresentante di Sì, Barcellona. c'era di Barcellona, c'era Roberta Martin che è venuta apposta per il congresso. Insomma, era questo congresso delle donne. Sì, con lo slogan, ovviamente, con il timbro, passami il termine, latinoamericano, perché l'iniziativa è stata proprio di fare un qualcosa con le donne latinoamericane. Infatti era partita così la Sì. rubrica, se vogliamo dire. Però vedevamo che il momento stesso che avevamo lanciato l'idea nelle reti sociali aveva scuoto un successo bestiale, abbiamo detto, oh mio Dio, qui dobbiamo allungare un po', non un posto a tavola di più per poter arrivare, perché veramente andò oltre, cioè oltre a un certo momento dicevi, cavolo, la cosa è diventata talmente gigante che mi sta quasi quasi per sfuggire di mano, nel senso positivo, però. Eh sì, tenere E dovevi stringere i denti e tenere duro, tenerti dura salda e andare veramente avanti. e andare avanti. Sì. Però guarda, i risultati sono stati ottimi, anche perché si è contato moltissimo sull'appoggio veramente efficace delle istituzioni, cioè della Regione Lombardia, della dottoressa Bormaglie, la vicepresidente, che proprio ci ha affiancato fin dall'inizio, ha messo a disposizione tutto il suo staff di assessori, dirigenti, segretari. E Certo. vale varie dell'assessorato su della vicepresidenza, c'è stato il Parlamento che ci Tra vede l'altro, sempre appunto, protagonista. guarda, ci sono appunto delle coincidenze anche, no? Perché, come dicevo, appunto, nella sala di fronte avevo presentato il mio libro l'8 marzo, no? Quello Ma contro la pensa, è una violenza sulle donne. gonfalone. Esatto, Sì, quindi, e di fronte gonfalo. invece, insomma, pochi mesi dopo ho partecipato a questo grande congresso, poi appunto avendo anche ricevuto il premio. Quindi Sì, è veramente stato diciamo bellissimo. che le donne, se sono così, insomma, sono belle dentro e fuori, no? Come si Sì, dice. penso sì. Ti volevo chiedere adesso, così per dare uno spunto anche ai nostri ascoltatori, secondo te c'è una differenza tra gli atteggiamenti che hanno le donne italiane rispetto alle donne latinoamericane sui temi femminili? Beh, se parliamo del tema femminile, dell'aspetto, diciamo, imprenditoriale, non li vedo quasi fare un po' di competenza, bensì negli aspetti sociali si fanno molto la guerra, e partendo anche di profili, diciamo, che potrebbero essere e dare di più, invece li vediamo, io personalmente li vedo molto,
molto, molto chiuse, molto lì, insomma, in uno stop di questo protagonismo che, lo dico sempre, fa molto male. Certo. E che sì, in questo aspetto del sociale, del io voglio essere la prima donna sempre, essere in prima fila, ce l'ho visto anche nelle donne italiane, Sì. già grande, diciamo, con un criterio molto più grande, formato magari del nostro, signore che insomma si sono fatte strada parecchio, che le ha costato magari stare un po' nella luce, diciamo, non gratis ovviamente, però ti dico, in quell'aspetto lì di questo protagonismo dell'essere sempre io alla luce e i riflettori devono essere sempre puntati su di me, e alla pari, cioè vedo che anche gli italiani non scherzano su queste cose. No, no, io Assolutamente. pensavo, sì, io pensavo che all'inizio, guarda, tu, dopo questo congresso, io adesso ho finalmente chiaro il panorama e vedo che non è una questione, diciamo, etnica latinoamericana, No, ma è mondiale. sì, che purtroppo non pensavo vedere nelle donne italiane, che non dico che vedevo come un prototipo di un esempio della Madonna, no? Però sono donne di molto valore, ci mancherebbe altro. Però ecco, io questa pecca, diciamo, non pensavo di vederli così affiorare a galla, proprio di Invece sì, guarda, brutto. Invece c'è, invece c'è. questi sono atteggiamenti che appunto, almeno noi che poi tra l'altro viviamo in questo tipo di ambiente, no? Io poi ho fatto anche tanta politica, quindi puoi immaginare all'interno della politica, quindi diciamo che i mondi politica e informazione sono veramente dei ghetti alla fine, no? Poi rispetto anche alle donne, per quello che la nostra battaglia è veramente molto È dura e molto sarà dura. faticosa perché lo Sì. vediamo appunto anche a livello di Parlamento italiano, lo vediamo come diceva anche la stessa Valmaggi in regione, cioè dal punto di Lì è vista una guerra aperta proprio. del Consiglio, Sì. poi in regione ci sono pochissime donne, cioè addirittura Sì. assessore sono poche, quindi proprio dal punto di vista delle istituzioni è molto dura, quando invece in Parlamento ci sono molte più donne, ad esempio, no? Il Parlamento Infatti. italiano. Però la guerra è aperta, Va diciamo, bene, su tutti i sempre, fronti poi, su tutti i fronti. su tutti i Quindi fronti, sì. per noi diventa ancora più duro, no? Combattere contro con questi mulini, diciamo così. E per ultima cosa ti volevo chiedere, che messaggio possiamo lanciare alle donne in particolare che ci stanno ascoltando rispetto a quello che si può fare nel futuro per noi poi, per noi stesse? Beh, io penso che la donna ha un potenziale immenso. E il mio messaggio è solo uno solo. Agire tutti i giorni con un'infinita sensibilità, senza vanità, bensì con tantissima umiltà. Manca tanto quello. Manca moltissima umiltà anche per accettare che ti sbagli in continuazione e correggere, ma non reagire con prepotenza. L'umiltà è una cosa che ti porta lontano. Capire che la sorella o il fratello che ti trova per strada che ha bisogno non è proprio l'ultimo arrivato, se no vedi uno che sta proprio attendendo da te qualcosa. Penso che le donne siamo la unica risorsa, non la speranza del mondo, no, non ho sbagliata quella frase. Noi siamo l'unica risorsa che teniamo ancora a questo mondo, a questo pianeta ormai disfatto per tante situazioni. Penso io ogni volta mi paragono che siamo quella piccola ancora, che è lì ancora, che non ha fatto precipitare il tutto, diciamolo, perché ancora c'è dentro di noi moltissima sensibilità che se la buttassimo fuori, senza nessun velo di protagonismo, di prepotenza, di vanità, di superba, essere una donna superba, una cosa brutta. E io penso che, credimi, che saremo non 10 volte più in su degli uomini, no, no, perché non voglio fare nessuna politica di genere qua, di differenza, né di niente, e saremo oltre i livelli che adesso purtroppo siamo, perché in politica qua, parlando di Italia, è indietrissimo la cosa. Certo. E, sennò che almeno socialmente, con quel po' di sensibilità che abbiamo le donne, che siamo ricche in quell'aspetto, io penso che andremo molto lontano, però sempre togliendoci quel velo di vanità che non ci conduce a nulla, anzi ci fa vedere come delle persone antipatiche, vuote di sentimenti. Io penso che Esatto. deve cambiare tutto quello.
Quindi quello che possiamo dire intanto, vabbè, è ringraziarti ancora per l'opportunità che mi hai dato appunto a livello personale per partecipare a questo grosso evento a Milano e per poterne poi parlare, perché sicuramente in futuro faremo tante cose insieme che portano alla luce appunto la capacità delle donne. Questa è la cosa importante, di essere, come dicevamo prima, appunto solidali, no? E quindi assolutamente non sotto livello di prevaricazione sempre, assolutamente. E possiamo dare un appuntamento, non so, dimmi tu a quale, magari se non c'è una data, però magari un appuntamento per il futuro su cui magari pensare di poter fare delle cose. Quando si potrebbe pensare di ritrovarsi Beh, ancora, no? Con le donne sì, che no, hanno no, no, io partecipato? penso che infatti questa situazione del ritrovarmi di nuovo con tutte voi, premiate, relatrice e tutto quanto, io penso che sta proprio allungando i termini, tempo che mi consegnano gli attestati perché abbiamo dovuto rifarle per un fatto di imprenta, uno sbaglio, penso che in 2 settimane ci staremo di nuovo rivedendo tutte insieme di nuovo per vedere anche lì, per Benissimo. trovarci, per stare insieme un po', che fa tanto bene stare insieme, fa tanto. Assolutamente. Fa Infatti tanto bene. in molte donne l'hanno detto quando hanno ricevuto il premio, cioè erano emozionate anche per questo, perché fa bene ritrovarsi ogni tanto, perché Sì. ci scordiamo Sì. proprio il fatto di essere una comunità alla fine, no? E di essere È vero. unite. È proprio È vero. questo. Quindi io Sì, è vero, intanto carissimo. ti faccio tanti complimenti ancora, un in bocca al lupo per tutto quello che fai e poi assolutamente, insomma, insieme assolutamente si va lontano, come dicevamo, quindi non Certamente. soltanto dall'altra parte dell'oceano, in questo caso magari viaggiando con un aereo, ma anche molto con la fantasia, Sì, sperando in un mondo migliore delle donne anche, soprattutto, e penso di fatto sì, dalle donne. carissimo. Va Sì, bene. penso di sì, cara. Grazie, Va grazie bene, ancora Alice grazie a Aerato te, cara e Beatrice. alla prossima. Alla prossima, Manuela. Arrivederci con Ciao, Mimosi Time. grazie. Grazie.
che forman mi